Per noi, diciamo, comunicare Papa Francesco è insieme facile e difficile. Facile perché è un uomo che ha una spontaneità nella comunicazione, soprattutto perché oltre alle parole usa molto il non verbale, la mimica facciale, i gesti, il pollice in alto, eccetera. Quindi è un uomo che comunica con parole ma molto con il corpo, e questo rende il lavoro molto facile. È un po' difficile proprio perché è un uomo dove la spontaneità fa sì che lui decida di fermare l'auto, di scendere, di risalire, quindi questo crea una necessaria velocità nel cambiare inquadratura e soprattutto nel mixare le varie camere che stanno seguendo l'evento. Avere a che fare con il Santo Padre è sempre una gioia, oltre che una responsabilità. Penso ad esempio a Lampedusa. Chi avrebbe potuto avere quell'immagine di un Papa assorto prima in preghiera? Il Papa si raccoglie in preghiera e cambia volto, no? E poi ha gettato i fiori. Queste immagini sono possibili proprio per la capacità degli operatori nostri di avere discrezione nei confronti del Papa, ma insieme di uno sguardo che possa restituire quanta più verità possibile allo spettatore a casa. Quindi anche alcune scene, alcuni momenti, per esempio, di preghiera di intimità anche ad Assisi di Papa Francesco alla tomba. Cioè, sono tutti momenti in cui gli operatori del CTV sentono la responsabilità di raccontare al mondo un uomo come Papa Francesco che diventa un po', dopo 50 anni dal Concilio Vaticano II, il respiro della primavera dello Spirito. Cioè è un uomo che ci permette di prendere sul serio il Vangelo, sapendo che il Vangelo e l'umanità possono abbracciarsi, non sono contrapposti, non sono nemici. Quindi da questo punto di vista, tutte le volte che siamo con il Santo Padre c'è un momento di grazia insieme anche di grande responsabilità.